Allora dicevo, no, la cosa che mi viene, insomma, in prima battuta di rappresentarvi è veramente la grandissima soddisfazione per quello che è stato il clima e anche la predisposizione un po' di tutti gli attori istituzionali che erano presenti a questo incontro per quello che riguarda, è inutile dirlo, insomma, il tema fondamentale per il quale ci siamo ritrovati qui, che sono i temi che riguardano più in generale il fenomeno migratorio che riguarda soprattutto questa provincia ed in particolare l'isola di Lampedusa. Quindi io ringrazio il sindaco di Lampedusa, il sindaco di Agrigento, il presidente della provincia, ora la chiamo così, so che qui si chiama Libero Consorzio, insomma, quindi il procuratore Vella, che ringrazio veramente. È stato tutto molto utile per avere elementi ulteriori aggiuntivi di quello che per noi, diciamo, per noi che dal centro trattiamo quotidianamente questa problematica, però con il senso del vissuto di chi opera sul campo, che può sembrare banale, ma devo dire, ero venuto per ascoltare, insomma, sono soddisfatto anche di aver appreso qualche cosa, lo dico con molta umiltà e spero di poter essere poi, l'ho promesso a coloro i quali erano intorno al tavolo, di poter ritornare a breve e quindi dare il senso anche della proficua valenza, insomma, di questo apprendimento che abbiamo fatto di alcuni elementi importanti, marginali, però molto importanti per quelle che possono essere le decisioni che possiamo prendere. Non entro nel dettaglio, poi mi riprometto di rispondere alle vostre domande, però insomma, abbiamo dato una ulteriore qualificazione alle cose che avvengono e che sono dietro un po' a tutti i fenomeni di cui si parla solo con freddi numeri talvolta, insomma, nella discussione nazionale, quindi rapporti anche con i paesi di origine di questi flussi, cosa, insomma, dalle osservazioni che vengono fatte dagli specialisti ci può stare dietro queste cose, quindi tutti elementi che poi, ecco, devono consentire e imporre anche al Ministro dell'Interno di provare a tradurre in linee di azione di contrasto efficaci questo fenomeno odioso per la parte, io quando parlo di fenomeno odioso mi riferisco alla parte dello sfruttamento che...